Ciao a tutti ragazzi, bentornati al vostro Ninox The Gamer. Riprendiamo con il nostro Horizon Zero Dawn. Però prima di iniziare ragazzuoli, due cose. Primo, lasciatemi un bel pollicino in su per poter sostenere questa serie qui. Infine, se vi piace ragazzuoli, potete iscrivervi anche al canale. Ok, adesso noi andiamo avanti. Allora, vediamo un po'. Siamo in questa nuova missione, ovvero bandire l'oscurità. Intanto lei mi parla sottofondo. Mi dà un fastidio alla madonna, però va bene così. Ok, adesso andiamo avanti, vediamo un attimino. Mi sono portato dietro anche questo essere qui. E magari ce lo teniamo qua. Tranquillo, tranquillo. Ecco gli appigli, proprio dove mi avevi. Ok, andiamo su. Mi hai sentito, Silence? No. Il tuo è proprio. Ok, andiamo su. È bello quello che hai detto, il tuo è proprio un nome azzeccato. Silence, infatti, sta sempre in silenzio, sto stronzo. Aspetti e basta. E adesso salviamo. E riposa. Parleremo quando sarà notte. Ok. Almeno ho il fuoco a tenermi compagnia. Molto bene. Carino da parte tua farti vedere. Il nostro obiettivo è distruggere la rete dei Focus. Già, dimmi la parte che non so. Come? Dovrai infiltrarti nella base principale dell'Eclissi. Cosa? Esatto. Olè, siamo a posto. Ti ho portato fino alla strada alternativa, attraverso quella spaccatura. Raggiunta la base, vedrai l'obiettivo. Un collo lungo fatiscente che è stato ampiamente modificato. Scala il collo lungo. Ok. Nel suo disco troverai una specie di modulo. Distruggilo e la rete dei Focus sarà fuori uso. La fa semplice. Quindi facevi parte dell'Eclissi? Io non ho mai fatto parte di niente. Servo solo i miei interessi, sempre. Ma va, non l'avevamo capito. Ma è vero che ho aiutato l'Eclissi prima che percepissi la minaccia. Ma dai. È stato un errore. E faccio il possibile per rimediare. Che genere di aiuto hai dato? Raggiungi la spaccatura, Aloy. Hai cose più importanti a cui pensare che fare domande. Sempre che tenta di sviare il discorso, sto stronzo. Poco male, dai ragazzuoli, andiamo nella spaccatura qua. Mamma mia. Vediamo cosa c'è qui. Che cacchio siamo finiti? Allora vai sotto. Ok. No dai. Ma chi di casette? Di pattuglia come guardie. Mamma mia. Più come soldati in riserva. Per una guerra ancora da combattere. No, ma dai. Dovrai superarle. È la strada semplice? Quella alternativa. Ma hai detto che fosse. Minchia. Poi abbiamo lì quel cacchio di pollo lì. No, ma dai, è lunghissima. Come faccio? Come faccio? Sarà tosta. Intanto magari facciamo fuori questo. Vediamo un po' se riesco. Ok, questo è andato. Sperando che non mi sgama nessuno. Facciamo fuori anche questa, va. Ok, ritorniamo indietro. Ma che qua ci sono dei bestioni, ragazzi. Intanto craftiamo un po' di roba, già che ci siamo. Ok. I cespugli sono sempre più in là. Porca vacca, porca. Allora, questo e qua. Questo dobbiamo farlo fuori assolutamente, ragazzi. E appena arriva, sotto con un bel attacco silenzioso. Ok. Non devo farmi sgamare assolutamente.
È sotto qui. Ok. Allora, questo pollo non riesco a farlo fuori subito, quindi devo stare attento. Molto attento. A dove vado? Adesso girati dall'altra parte. Ok. Vai piano piano. E poi andare su di là. Vediamo se riesco a farlo tutto in maniera stealth. Spero di sì. Mamma mia. Vieni qua tu. Vai. Ok. Perfetto. Adesso manca però quello in alto di lì. Che mi sa che però non c'è un cespuglio. No, c'è un cespuglio invece, guarda lì. Vediamo se riusciamo ad arrivarci. Appena si gira. Ok. Vai. Piano. Stai sotto nascosto. Ok. Però fin dove si avvicina. Guardalo. Ok. Ok, stai qui. Nascosta. Ok. Ok, giù qua. Porca boia. Com'è che ha fatto a sgamarmi? No. Vieni qui. Cacchio, fin dove va? Mamma mia, ce l'ho dietro il culo. Poi come faccio a arrampicarmi qua? Ma te ne vai via o no? E come ha fatto a gamarmi? Ma no, è impossibile. Ma guarda. Pezzo di stronzo. Ma come ha fatto? Vediamo se riesco a strappargli via qualcosa. Che botta. Ma te la scappi, pezzo di merda. No. Come cacchio faccio a arrampicarmi, raga? Qua sì, però. Eccolo qua. Dai, vai su. Perfetto. Vai su di qua. Grande. Ok. Ok, vai su, vai su. Avanti. Vai. No, no, di qua, era giusto. Dai. Perfetto. Grande, vai giù. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Sti stronzi maledetti. No, ma dai, ma come cacchio faccio? Ma è difficilissimo, guarda qui. A 108 metri. Porco bue. Ma che giro devo fare? Fare un giro della Madonna. Allora, prima facciamo fuori sto stronzo, va. Ok. Ed è andato. Non si vediamo se riesco a passare per di là. Mamma mia. Urca, qua c'è un altro. Brave, non c'è niente da vedere qui. Allora, ci spoglia per forza andare da là.
Ok, ragazzi, è sempre più tosta, eh? Sempre, sempre più tosta. E non so neanche se ho scelto la parte giusta per poter da dove andare. Vediamo qua se stiamo al riparo di qui. In teoria non dovrebbe sgamarmi. Ti stai avvicinando. Raggiungi. Ok, grazie della notizia. Magari se ti giri. Stai basso un attimino. Ok, ragazzi, devo andare su di qua adesso. Ma quanti cazzo sono? Mamma mia. Vediamo se si avvicina abbastanza e faccio fuori sto stronzo. Vai, vieni. Ok. Andiamo su piano piano. Forse ce l'ho fatta, eh? Il collo lungo è oltre quel crinale. Lo vedrai raggiunto. Ok. Sii pronta ad agire in fretta. Dovrai entrare e uscire prima che diano l'allarme. Grazie. Ci siamo. Ok. Stai ricevendo? Laggiù vedo le gambe del collo lungo, ma niente collo lungo. Merda. Hanno rimosso il trasmettitore. Vai nel crepaccio a sinistra. Dovrebbe essere lì. Alla faccia delle informazioni riservate. Verso le esplosioni. Ottimo. Hai esattamente un solo tentativo, Aloy. Quindi risparmiati il sarcasmo e non sprecarlo. Vedi quel ponte oltre il crepaccio? Sì. Memorizza la posizione. Puoi calarti da un punto sul fianco. Sarà la tua via di fuga. E gli uomini dell'eclissi? Evitali o uccidili, a te la scelta. Le esplosioni copriranno i rumori. Trova il collo lungo e distruggi il modulo sulla cima. Molto bene, dai, facciamo vedere quello che abbiamo imparato, ragazzuoli. Perfetto. Facciamo far fuori sto stronzo. Sì, sì. Vado a controllare. Ok, è un andato. Ma se riesco a far fuori anche quello stronzo lì? No, ho messo tanto di no. Allora, stai un attimo indietro. Facciamo un ragguaglio sulla situazione. Qui abbiamo 1, 2, 3. Minchia, raga, però che casino. Vieni qua. Non so cosa fosse. Sono io, stronzo, ma ti faccio fuori. Ah, volevo farlo fuori invece. Beh, comunque adesso so dove sono gli altri. Dai, vieni qua. Ok, perfetto, anche questo è andato. Scavi infiniti, esplosioni infinite, attese infinite. Sono stanco di questo. Ok. Io sto facendo fuori tutti, proprio inesorabilmente. Ma dove cacchio devo andare? Ah, ok, devo andare di là. Boh, vediamo un po'. Andiamo quatti quatti, come gatti. Vabbè, ragazzi, io continuo a chiamarli così. Vieni qua. Vai. Ok. E anche sto stronzo è andato. Adesso il problema è... Gli altri come faccio? Ma quanti cacchio sono, raga? Oh, questo sta tornando indietro. Vediamo un po'. Semigama. Forse no, si ferma qui. Dai, girati. Che ti acchiappo da dietro. Dai, muoviti. Ok. Ma 4-4.
Ok. Le nostre macchine pulsano potenti. No, porco, due. Ok, questo è un altro stronzo. Di qua posso andare senza che nessuno mi sgama. Vediamo un po'. Sì, bello mio. Grande. Che morte di merda, però. Sembra un deficiente. Oh, cazzo. Forse uno mi ha gamato, però. Porco biblos. Oh, cazzo. Ok, vediamo di aggirare. Poi è rimasto solo lui, no? Lo stronzo, eccolo qui. Attento. E che ti acchiappo da dietro? Infatti sono qui, cornuto. Vai, bastardo, figlio. Grande. Ok, ripigliamoci la vita. Ma quanto cacchio mi ha tolto? Stanno combattendo laggiù. No, è un'operazione mineraria. Finché farei presto non ti riguarderà. Ok. Un altro segreto. Oh, basta, vero? Non ci in giro più nessuno. Ho fatto fuori tutti. Grandissima, lo è grandissima. Mamma mia, quasi stealth, ragazzi. A parte l'ultimo che praticamente mi è andato a remengo, però quasi stealth. Che posto è questo? Guarda. Una distrazione. Ci sono diversi punti d'aria. Quante robe, quante robe. Moglie. Cos'è? Senza pietà. Mamma mia, quante cose. Ma quante ce ne sono? È pieno. Scelto dal sole. Ma quante robe ci sono ad ascoltare qui, ragazzi? È pieno. Questo. Mamma mia. E questa roba che è? Profezia. Oh, eccolo lì. Allarme. Fonte di trasmissione irregolare vicina. Ah, sì? Ok, andiamo. Spingi. Ok. Ce l'ho fatta. È un fanatico, chiaro. Un fissato. Gli dà una determinazione che tu non hai. Perché non cerchi quel collo lungo? Non sarebbe stato più semplice trascinare il collo lungo di qua. Perché tanta fatica? Pensa a trovarlo e raggiungere. Ok. Cena. Distruggi il modulo e poi vattene più in fretta che puoi. Ci sono parecchie esplosioni qua su. Si danno da fare. Abbastanza da non notarti, speriamo. Lo vedo. Gli hanno costruito attorno una specie di struttura. Arrampicati. Prima lo farai, meglio sarà. Non mi piace. È strano. Qui è tutto strano. Raggiungi quel modulo e distruggilo. Va bene, però non so se questa è la parte giusta. Allora andiamo su. Ok, vai su di qua. Vai un altro piano di qua. Vai, vai, vai. E dove andare mo? Ecco qui. Oh, devi andare sopra qua. Ok. Chissà cosa ha di speciale questo collo lungo qui. A meno che lo utilizzano come antenna. Ok, eccoci qua. Vedo il modulo. Bene, ora veloce. Questo è Ade. Aloy, come Ade? È un demone di metallo. Apri la custodia del modulo, ora. Dai, muoviti. Aloy, fa come ti dico, sarà la fine. Che succede? L'entità è venuta qui. Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Questo è Ade. Ha sbagliato. L'entità non può distruggermi. Non può raggiungermi. Sì, l'override. No, no, aspetta, che override? Ha sparato la lancia. Di
distruggere l'entità. No. Io mo. Oh santa pace. Dai, alzati su, dai. Avanti. Non fermarti. Porco bue. Cioè, qua se mi stanno a scaricare di tutto. Che cazzo è? E appunto. Vai, vai, vai. Dai, salta di lì. Cosa credi stia facendo, pisolino? Vai, 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 vai. Che cazzo? Dai, vai di qua. Sì, ciao. Guarda lì che botte da orbi. Vai, vai. Dai. Muoviti, eroi. Cavolina. Dai. E ripigliati un po' di vita, che sennò. Cazzo, gli stanno sparando di tutto. Muoviti, muoviti, muoviti. Dai, vai su, vai su. Questi ti stanno sparando di tutto, di tutto. Cazzo. Infatti io non lotto. Corri. Corri. Sì, ciao, mo. Va bene. Ci sono quasi. Mamma mia, cos'è? Dove sto andando? Sì, ho notato. Porca boia, corri. Vai, 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 vai. Qui c'era il punto che mi ha detto che potevo scappare. Ok, calati, giù, giù. Mica se siamo vivi è un miracolo. Grande Aloy, vai via. È stata dura. Sto cazzo. Sapevi che Ade era lì e mi hai mandato lo stesso. Ho messo a rischio la tua vita, sì. Ma era l'unico modo. E grazie. Con la rete dei focus disattivata raggiungeremo l'obiettivo. L'accesso ai segreti di Zero Dawn. Ho smesso di confidarti i miei segreti. Bene. Significa che stai maturando. La fiducia è per gli stolti. Muta e si sgretola come la sabbia. Una base debole per qualsiasi alleanza. Ma avere uno scopo comune getta fondamenta solide su cui costruire insieme una nuova scienza della comprensione. Ci servono risposte, Aloy. Grazie a te siamo sul punto di ottenerle. Va a tramonto. Parleremo lì. Hai capito? Ma brutto. Ma di anche brutto stronzo che ci sta, no? Oh, mamma mia. Se potessi liberarmi del focus e di te, Silence, lo farei. Ma sappiamo entrambi che mi serve. E tramonto sia. E Zero Dawn. Perfetto, perfetto. Alla stragrande, ragazzi, ora siamo arrivati anche a livello nuovo. Intanto io recupero un po' di cose perché le ho sprecate tutte. O meno, quasi tutte. Molto bene ragazzi, siamo riusciti a concludere anche questa missione, siamo andati proprio nel cuore pulsante dell'eclissi, praticamente lì è il loro quartier generale e ragazzi abbiamo visto anche Ade, sappiamo chi è, praticamente è una macchina come avevo detto io, soltanto che non può muoversi come avete visto, sembrava quasi una sfera, però può controllare come avete visto le altre macchine, cioè nel senso si è collegata direttamente a quel collo lungo lì e in certo qual modo stava tentando di attaccarci, sì, comunque sempre tramite i cavi dello stesso collo lungo, ecco. Sono un po' ripetitivo, però vabbè. Ok ragazzi, adesso mi si è sbloccata questa missione qui, i segreti più profondi della Terra.
Non vedo l'ora di farla. Anzi, vediamo assieme cosa si è sbloccato. Vediamo un attimino. Allora, missioni. Missioni principali. Ok, i segreti più profondi della Terra. E qui ragazzi, qui c'è scritto che Aloy esplora le antiche rovine sotto alla cittadella e scopre un'incredibile verità sul progetto Zero Dawn. Molto bene ragazzi, quindi adesso sapremo qualcosa in più su questo progetto qui. E magari sappiamo un attimo effettivamente Elizabeth Sobe che cos'è che ha fatto e perché tutti erano così scettici su questo progetto qui. Bene ragazzuoli, direi di concludere qui il nostro video. Se vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un bel like, mi raccomando, bel pollicino in su. E se siete interessati a questa serie o anche il canale in sé, anche per comunque le serie future che porterò, mi raccomando, iscrivetevi. Molto bene ragazzuoli, un salutone qui dal vostro Nilox the Gamer e ci vediamo al prossimo video. Intanto io andrò a craftare un bel po' di roba in giro. Ciao ragazzi. We'll be right back.